Torna anche quest'anno Quartieri di Vita, il festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio, realizzato con il sostegno della Regione Campania e dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano. La rassegna sostiene le realtà teatrali che operano a Napoli e in Campania, che da anni orientano il proprio lavoro a supporto delle fasce deboli. La quarta edizione prevede due sezioni che si svolgeranno in due momenti temporali diversi. Tra novembre e dicembre, protagoniste del festival saranno due delle storiche danzatrici del Dance Theater di Wuppertal, di Pina Bausch, Cristiana Morganti e Marigia Maggipinto, come spiega Laura Valente, presidente della Fondazione Donna Regina. Pina Bausch inaugura il secondo anno di collaborazione tra Fondazione Campania dei Festival e la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee. Siamo orgogliosi che, al di là delle amicizie e delle stime personali, il museo continui sempre di più a tracciare un solco aperto e che guarda ad un orizzonte ampio riguardo alle arti contemporanee. La seconda parte della rassegna, prevista durante i mesi di febbraio e marzo, proporrà invece dei lavori di teatro, danza, musica e arte che esploreranno le frontiere individuali, culturali, razziali, nel segno della condivisione, dell'integrazione e dell'inclusione sociale. Il direttore artistico Ruggero Cappuccio e il presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano. È un'edizione particolare perché celebriamo la grande danza di Pina Bausch nel decennale della sua morte, con un laboratorio aperto a tutti i cittadini, con una videoinstallazione, con uno spettacolo presso il Teatro San Ferdinando e poi 14 gruppi che lavoreranno in 14 diverse zone della città attraverso laboratori, workshop e seminari aperti ai giovani. La cifra di questa iniziativa che cresce e quest'anno è appunto la quarta edizione e si nutre del suo successo, del suo gradimento, perché è in consonanza con la vera identità della fondazione e la sua mission: promuovere attraverso il teatro integrazione, cultura, condivisione e partecipazione, quindi detenuti, quindi fasce deboli, quindi rifugiati, quindi ragazzi a rischio, quindi ipovedenti.